Rita Ittinadei. Oggi un giorno normale, un giorno rilassato, un giorno in cui mi sono svegliata alle 9:30. Cosa consumerò a colazione? Sto preparandomi un tè, ho già spruzzato il limone nella tazza, ho messo un cucchiaino di miele e ho riscaldato anche l'acqua. Facciamolo insieme verso l'acqua. Cadrà il cartellino del tè dentro la tazza? A me 90 volte su 100 capita. Bene, e ho dorato una fetta biscottata che andrò a addolcire con un po' di perla dell'Etna, un miele buonissimo nostrano. Questo è ai fiori d'arancio e proprio ne metto proprio pochissimo, giusto per addolcire la fetta di pan bauletto. E questa sarà la mia delicata e dolce colazione. Oggi mi va così. Ragazzi, mettere il miele con una mano sola è difficilissimo. Benissimo, detto ciò, questa sarà la colazione leggera ma buona, gustosa, che andrò a fare. Mi dispiace non avere il pane integrale, ma va bene, il pan bauletto tutto sommato ha dei buoni ingredienti. Quindi vado a fare colazione e poi parto per questo rilassato sabato. Buona giornata a tutti. Spuntino, oggi, già che ho fatto colazione molto tardi, mi concedo solo un Mon Cheri, giusto per fare innalzare la curva glicemica. Bene, una pausa di dolcezza e di bontà assoluta. Io adoro i Mon Cheri, Poké Coffee e Mon Cheri, i miei cioccolatini preferiti in assoluto. E i vostri? Siete più filo Ferrero Rocher o filo Mon Cheri? Fatemi sapere. A dopo. Poi romani, oggi per pranzo preparo una fintissima carbonara. E sì, col prosciutto cotto, ragazzi. No, diciamo la verità. Molti di noi, quando cucinano per tutti i giorni e vogliono una pasta buona, veloce, ma senza perderci l'infinità di tempo, fanno una finta carbonara. Prosciutto cotto, cipollina in olio extravergine di oliva, e adesso metto tutto dentro a rosolare ben bene. Ho fatto andare prima la cipollina e adesso aggiungerò il prosciutto cotto. E poi metterò delle uova. Io in una carbonara per 4 metto 6-8 uova, dipende dalla grandezza. Metterò le uova col parmigiano reggiano e una bella spolverata di pepe. E questa sarà la nostra fintissima carbonara, che non è una carbonara. Infatti una ricetta di queste sul canale non la metterei mai, vero Ga? No, no, ma tu ci metti la panna, perché molti ci mettono no, la panna. No, niente panna. Però anche così, quando non avete niente a casa e dovete consumare quello che c'è, è buonissima. Non è carbonara, è combinara, diciamo così. Ma è una buona pasta, bella completa e ricca. Quindi adesso la preparo e ci vediamo a piatto. Che poi già i romani si arrabbiano quando uno ci mette la pancetta invece che il guanciale, figurarsi ora che ci ho messo il prosciutto cotto. Scusatemi davvero, ragazzi, non è un svilire le nostre ricette, è semplicemente un consumare quello che ho in dispensa, vedetela così. Sono gli adattamenti della casalinga comune, no? Quei piatti che non sono nulla, non è una carbonara, però ci assomigliano vagamente, fanno finta di esserlo e comunque fanno comunque spuntare il sorriso ai commensali, perché hanno un buon sapore lo stesso, sono tutti comunque ingredienti buoni. Bene, finisco di sfriggere e sbatto le uova. Sale, pepe e 7 uova. E con la forchetta. Chi sbatte le uova con la forchetta? Tutti, tutti. La panna? Non ce n'è panna, neanche nella simil carbonara. Già nella carbonara sarebbe un'improperie, ma anche questa surrogata, che non è una carbonara, lo ripeterò all'infinito, se no ci ammazzano, non è una carbonara, ma la mangiamo lo stesso, tanto noi non stiamo a Roma, giusto? È una variante. No, non è neanche una variante, è un'altra cosa, però è buono uguale, è buona lo stesso, non uguale, quella è più buona, ma è buona lo stesso. Ed ecco qui il mio bel piatto di pasta alla pseudo non proprio carbonara. Sì, sì, eccolo qua, ora me lo pappo tutto. Sì, credeteci, questo è quello di Gabriele, il mio. È quello! Bene, giusto per capire, ragazzi,
Sì, pasta alla carbonara o come vogliamo chiamarla, pasta simil carbonara, vi faccio vedere un bel piatto sicuramente, ma poi la mia porzione è questa qui, questa è la mano, quindi un po', un 60 grammi, 50 grammi. Bene, questo si può e questo ci godiamo. Si può mangiare la carbonara, non è il cosa, ma è il quanto. Non so se mi spiego. Mi spiego che il quanto, quello è Gabriele. Quanto di Gabriele, quanto di Ombretta. Vado a mangiare, va? Se no mi deprimo troppo. Buon pranzo a tutti! È la merenda, questa non è la mia, perché io l'ho mangiata e ho dimenticato di riprendere il what I eat in adesso. È la mia! È la sua. Lui sta mangiando un sandwich con la Nutella. Io ho mangiato una sola fetta con un velo di Nutella, che non è Nutella, è quella della White Horse. Miam! È quella della White Horse. Sì. Faccio la brava documentarista. È questa la crema di nocciola che ho usato per fare i sandwich. È molto buona e vi faccio vedere gli ingredienti. Quindi zucchero, cioccolato, le nocciole, gianduia, olio di girasole, latte scremato, siero di latte. Voglio provare quella della Novi. Me l'avete consigliata in tantissimi. Sarà la prossima che utilizzerò. Ho usato una fetta di pan bauletto e un cucchiaino scarso di nocciolata per la mia fettina, quindi uno spuntino di un 100-120 calorie, nulla di più. Glielo addento quel panino, che dite? No, faccio la brava, ormai il mio è andato, vi faccio vedere il suo. Gna! Ciao! Ciao. E come cena stasera bruschetta, vi ho fatto la video ricetta di recente sul video, questa è la giornata in cui ho fatto la video ricetta, giornata in cui sto girando il What I Eat in a Day, e quindi vi lascio la ricetta tra le schede informative, un bruschettone di pane di segale con provolone piccante e pomodoro per insalata con un buonissimo pesto di olive, cappe e acciughe. Provate la ricetta perché è squisita, è un'ottima cena, completissima e saporitissima. Buona cena a tutti e grazie per aver visto questo What I Eat in a Day.